Di necrofilia parlo in questo video di oggi, spinto dal fan che si chiama qua su YouTube Ludo Bianco. Ebbene, Ludo Bianco di recente ha donato soldi in una mia live serale ed io eccomi qui per fare il video a lui dedicato. Innanzitutto ringrazio il fan Ludo Bianco, grazie carissimo Ludo per la donazione di soldi che hai fatto e vengo a, diciamo così, sviluppare il discorso riguardante la necrofilia. Allora, caro Ludo, che cosa è la necrofilia? Diamo una definizione. Non è altro che una deviazione psicologica, mentale, in cui una persona prova un'attrazione sessuale nei confronti del cadavere di sesso opposto. Ok? In pratica, chi è affetto, chi è un necrofilo o una necrofila, gode, sta bene e prova attrazione intima sessuale nei confronti del cadavere opposto al suo. Per esempio, un necrofilo sarà attratto a livello sessuale intimo dal cadavere di una donna, come una necrofila sarà attratta a livello sessuale intimo dal cadavere di un uomo. Ok? Molto spesso, ma non sempre, ripeto, carissimo Ludo Bianco, molto spesso, ma non sempre, il necrofilo addirittura compie, realizza, non so come fa, non so come faccia, non me lo chiedere, rapporti sessuali con il cadavere di quella determinata persona, che ormai non c'è più, ok? Questo significa che tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, de facto, di fatto, il necrofilo riesce addirittura a portare a termine un rapporto intimo con il cadavere di quella determinata persona che non c'è più. Tu ovviamente mi chiederai, Leandro, com'è possibile tutto questo? Se un cadavere è fermo, se un cadavere è privo di vita, se un corpo è privo di vita, è privato della vita, non può muoversi, non può fare nulla. Innanzitutto come fa ad eccitarsi un necrofilo? Trova l'elemento di eccitazione proprio nel fatto che quel cadavere è fermo, che quel corpo è privo di vita, che quel corpo giace, che quel corpo è incapace di muoversi. Di conseguenza il necrofilo gode come un riccio, come direbbe Matti il Biondo, nello spogliarlo, nel toccare gli angelicali seni, nel toccare magari la vagina, nel penetrarla e via di seguito. Come anche la necrofila godrà nel toccare il pene, nel toccare gli organi genitali dell'uomo morto, e nello stimolarlo e quindi nel segarlo, per masturbarlo per esempio, ok? Ora, per realizzare la masturbazione deve essere vivo l'uomo, ok? Però anche così, d'emblée, la necrofila gode nel toccare, nel baciare, eccetera, eccetera, il corpo del cadavere, ok? Ecco, io non riuscirei ad essere un necrofilo, nemmeno se mi pagassero riuscirei ad esserlo. Per me una donna deve essere viva perché avvenga tra me e lei un rapporto sessuale, un rapporto intimo, non potrei mai e poi mai, lo dico quasi con il sorriso sulle labbra, spingermi a compiere atti sessuali con un cadavere, qualsiasi esso sia. La trovo una pratica schifosa, aberrante, che addirittura secondo me può portare malattie, perché ormai il cadavere è morto, il cadavere è una persona che non c'è più, che è morta, e tra l'altro emette puzza, emette un fetore, emette un odore sgradevole, non piacevole. Di conseguenza, de facto, di fatto, io non mi metterei mai nella condizione di fare sesso, di fare l'amore, di sviluppare un rapporto intimo con un cadavere, qualsiasi esso sia. Va bene? Ecco, de facto, di conseguenza, è inutile negarlo, è inutile nasconderlo, ma il necrofilo, secondo me, o la necrofila, è una persona che ha dei problemi, è profondamente disturbato o disturbata, è una persona che ha delle problematiche innegabili, palesi, presenti, visibili. Chiunque può vedere le problematiche del necrofilo o della necrofila. La maggior parte delle persone che sono necrofile sono di genere maschile, una minoranza è di genere femminile. Di conseguenza ne viene fuori che gli uomini sono necrofili. Sono molte meno le donne, molte meno le ragazze che soffrono, o meglio, hanno tale deviazione mentale chiamata necrofilia. Saranno sempre
ed esclusivamente gli uomini, persone di genere maschile, affette che possiedono la necrofilia, va bene? Cioè l'attrazione sessuale nei confronti del cadavere di sesso opposto. Quindi abbiamo necrofili che amano, adorano fare sesso con donne morte, con cadaveri di donne, con cadaveri di persone di genere femminile, va bene? Detto ciò, io ringrazio tutti in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi. La necrofilia è un problema mentale, è una deviazione. Ok? Il deviato mentale si palesa nel necrofilo, in colui che ha la necrofilia. E non mi venite a dire che non è così, perché vi vengo a sputare simpaticamente parlando in un occhio. Da Leandro, conoscitore italiano di YouTube Italia Tutto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Ringrazio pubblicamente il fan che qua su YouTube si fa chiamare Ludo Bianco, carissimo Ludo, quando vuoi donare dona, io ti farò video sempre usque mortem a te dedicati. Iscriviti, fai iscrivere i tuoi amici, i tuoi colleghi, i tuoi parenti, eccetera, eccetera. Ciao da Leandro, ciao Ludo Bianco, al prossimo video, una buona giornata a te.